Si è svolta ieri mattina l'udienza al Consiglio di Stato sul reclamo da parte della lista di Pietro di Candia contro quella di Rocco Cimino per presunte irregolarità nelle ultime elezioni a Teggiano. L'udienza si è concentrata soprattutto sul merito del ricorso. Ora c'è grande attesa per la sentenza che arriverà nelle prossime ore. Durante le ultime elezioni a Teggiano, vinte dalla compagine guidata da Rocco Cimino, la lista di Pietro di Candia ha presentato ricorso per alcune mancanze nella presentazione della lista avversaria. La commissione elettorale ha inizialmente sospeso la lista e poi accolto il ricorso di Cimino. Le elezioni hanno visto la vittoria di Rocco Cimino con una netta differenza di preferenze. Di Candia e i suoi però non hanno rinunciato, convinti delle proprie ragioni, e così hanno presentato un nuovo ricorso al TAR. Il Tribunale Amministrativo ha respinto la loro istanza e confermato Sindaco Cimino. Di Candia si è quindi poi rivolto al Consiglio di Stato. E ora è grande, davvero grande, l'attesa a Teggiano per capire l'esito di questa nuova udienza.